Si apre il sipario sul G7 in Puglia. Dopo il dovere scandito dalla prima giornata di lavori a Borgo Egnazia, il piacere che passa inevitabilmente dalle bontà enogastronomiche del territorio. A fare gli onori di casa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa sera ospiterà i grandi della terra nella splendida cornice del Castello Svevo di Brindisi. Il maniero ha messo da tempo il suo abito migliore, così come del resto ha fatto tutta la città. La zona è blindata, blindatissima, quasi in lockdown sia dalla parte del centro che da quella del rione Casale. Brindisi ha messo davvero il suo abito migliore per questo evento ed eccolo il Castello Svevo che ospiterà la cena. Si stanno facendo le prove generali questa sera ed è arrivata anche nave Palinuro della Marina Militare. Una doppia funzione, funzione di sicurezza perché ospita alcuni dei militari deputati alla sicurezza dell'evento e poi ovviamente anche una funzione estetica perché ci consegna una cartolina straordinaria. Questa è Viale Merigo Vespucci, siamo nel rione Casale e da questo momento si è praticamente in lockdown. L'arrivo dei commensali è previsto tra le 20:30 e le 21. Mattarella, da buon padrone di casa, sarà già nel castello dalle 19 per accoglierli in compagnia della Premier Giorgia Meloni. Poi le foto di rito, l'aperitivo sulla terrazza, allietato da un mini concerto jazz del sassofonista Stefano Di Battista, un breve discorso del presidente Mattarella e la cena ufficiale. Un menù leggero, come è noto, di 4 portate a base di ingredienti tutti pugliesi, messi assieme dallo chef Massimo Bottura. La cena si terrà a porte chiuse in una sala del piano nobile del castello. Intorno alle 23 l'ultimo brindisi, alle 23:30 il rientro nei rispettivi alloggi.